in un mondo che è diventato super informatizzato e multimediale c'è bisogno della consulenza, dei consigli di un esperto per risolvere o anche per prevenire certi problemi che poi inevitabilmente si vanno a verificare. Oggi abbiamo con noi Pasquale Corsetti. Buonasera Pasquale. Buonasera. Buonasera, ricordiamo, consulenza informatica, questo sarà l'argomento perché Pasquale lo è un consulente informatico. Esatto, sono un consulente informatico da diversi anni. Ricordiamo, org-inf, che cos'è questa org-inf? Org-inf sta per organizzazione e informatica, vuole essere l'unione dell'organizzazione aziendale e degli strumenti informatici, quindi ottimizzare questi due aspetti. Oh, come diciamo sempre per diversi aspetti, è bene sempre rivolgersi agli esperti e insomma di esperienza Pasquale credo ne abbia da vendere. Sì, è iniziata nel 1983 e dall'83 è continuata nel tempo partendo con realtà dalle piccole grandi aziende, quindi siamo passati dalla siamo arrivati a gestire anche il CED della FAO e ricoprire ruoli come responsabili sistemi informativi della Olivetti, di un'azienda dell'Olivetti, la OIS. Quindi insomma praticamente dall'83, ragazzi miei, nell'informatica si è fatto veramente non passi da gigante, di più sembra passata un'era geologica. Esatto, ho iniziato con le schede perforate e poi per arrivare a oggi dove è tutto digitalizzato. Guarda, io ho iniziato a metà degli anni 90 a registrare i file nei floppy disk. Esatto. Per me questo è il mio primo ricordo con il computer e con l'informatica. Benissimo, oggi l'informatica ovviamente è diventata anche, come dire, qualcosa che ci portiamo appresso nelle tasche, no? Quindi nei tablet, negli smartphone. Tratti anche insomma questo mondo? Sì, anche. Anche se poi noi ci rivolgiamo alle aziende, le aziende ormai stanno approcciando anche con queste tecnologie e quindi come tale curiamo un pochettino l'aspetto a 360 gradi per le aziende. Quindi approcciamo dal sistema ai tablet e al mobile sostanzialmente. Benissimo. Oh, adesso arriviamo ad org-inf. Quando sì. Nasce questa Nasce attività? Nel 2006 per un'esigenza di approcciare in privato con il mondo dei clienti. E certo. Trasformiamo questa esperienza maturata negli anni e la portiamo sul mercato delle piccole e medie industrie. Oh, ovviamente quando si parla di informatica a livello aziendale si parla di qualcosa di molto serio perché ci sono dati, informazioni, insomma, da conservare nel migliore dei modi. Esatto, esatto. Noi abbiamo un approccio che è quello che è basato sulla risk analysis, sulla business continuity, sulla sicurezza e ovviamente con attenzione a quelli che sono i costi aziendali. Quindi che cosa significa? Significa che andiamo ad approcciare, a valutare i rischi che una certa azione comporta all'interno dell'azienda e questo a livello di dati, il dato è un elemento essenziale, importantissimo per le aziende perché è tutto il patrimonio che l'azienda ha per il futuro. Perdere i dati può creare grandissimi danni, quindi noi prestiamo molta attenzione a questi dati. Esatto, perché poi i dati si possono perdere anche perché magari ci sono problemi con il livello proprio di sicurezza. Esatto, possono entrare, no, i famosi hacker, come si chiama, all'interno delle banche dati, dei registri, dei server. Se entra i virus che stanno girando ultimamente e criptano tutti quanti la base dati, le informazioni aziendali, e quindi a quel punto l'azienda è sdraiata. E un backup di questi dati è importantissimo perché ti permette di recuperare i dati e perdere pochissimo se fatto con regolarità. Noi queste Benissimo. Sono delle attenzioni che facciamo e non è a volte un problema di costo, ma è un problema di mentalità. Esatto. Beh, rientra nella prevenzione. Esatto, come nella salute, giusto? Esatto, esatto. Come dici tu, prevenire è meglio che recuperare. Esatto. Benissimo, certo, ovviamente il backup potrebbe essere fatto per qualsiasi anzi dovrebbe essere fatto su qualsiasi tipo di apparecchio, anche su mi dicevi su tutti i nostri telefoni, esatto. Tablet, giusto? Gli smartphone ad esempio, quindi anche lì dimostra il fatto che è un metodo che non viene applicato perché ogni smartphone è dotato di un software che permette di fare il backup a costo zero, che già è già fornito, ma nessuno di noi
fa un backup dello smartphone con regolarità. Quindi se poi si rompe lo smartphone oppure viene rubato, noi siamo messi per strada. Benissimo, ci sono degli errori che ogni tanto le aziende più o meno inconsapevolmente compiono? Ma guarda, secondo me delle valutazioni che fanno, spesso non fanno, è quello delle ridondanze, sì, delle imputazioni, non sfruttano quelli che sono gli strumenti che hanno a disposizione e fanno delle ridondanze di imputazioni. Quindi ridondanza di imputazione significa che perdi del tempo con possibilità di rischi di errore, e quindi questo genera delle problematiche che sono spesso sottovalutate. Oh, ricordiamo che poi abbiamo parlato di informazione, di dati, oggi gira tutto sul web, tutto su internet. Esatto. E il mondo, anche lì il mondo è abbastanza, internet è uno strumento importante che le aziende devono utilizzare. Anche la stessa connessione, no? Prima scherzavamo, ma... Sì, sì, esatto. La connessione, infatti, questa è la cosa importante. Internet è un elemento essenziale, importantissimo. Sì. Non usufruirne oppure non avere un collegamento idoneo rende problematica l'attività aziendale. E noi ci occupiamo anche di offrire ai nostri clienti consulenza su quelle che sono le migliori tecnologie da utilizzare e con il contenimento di costi. Abbiamo diversi casi in cui siamo intervenuti e siamo riusciti ad avere ottimizzazione sia di costi che di performance. Molto bene, ovviamente quindi il vostro è un supporto, una consulenza che spazia veramente anche grazie alla tua esperienza e insomma penso a quella delle persone, dello staff che lavorano con te a 360 gradi. Insomma. Esatto, passiamo anche al discorso di software di gestionali, quindi, quindi siamo in grado di fornire consulenza sui gestionali e sull'integrazione tra i diversi tipi di gestionali, perché spesso, come dicevo prima, nella fase organizzativa non si valuta il discorso del trasferimento delle informazioni da un sistema all'altro, provocando il doppio lavoro, quindi la imputazione ridondante con possibilità di errori. Molto bene. Avete, non so, delle partnership? Abbiamo delle partnership con Microsoft, Dell, con Edisoft, che è il gestionale di cui parlavamo prima, con Adobe, con VMware, con Cisco, con Aruba Business, quindi siamo in grado di offrire a 360 gradi il supporto alle aziende per tutto quello di cui hanno bisogno. Oh, cosa vi piace essere e come vi piace essere considerati? Vogliamo essere un consulente di fiducia che indica e consiglia al meglio. E come ci piace essere considerati? Un amico a cui chiedere consigli. Beh, un amico però molto preparato, insomma. Beh, questo è il nostro compito, il nostro obiettivo, quindi vogliamo essere proprio noi, il nostro modo di operare è quello di essere il titolare dell'azienda, sì, a cui ci andiamo dal cliente, quindi vogliamo essere considerati come un titolare esterno, nel senso, certo, che non è coinvolto economicamente, ma sicuramente vuole essere un consulente e proponiamo scelte che faremo noi nella nostra azienda. Perfetto, e allora, visto che abbiamo affrontato diversi argomenti, riepilogando, tutti i servizi che offrite, caro Pasquale? E offriamo dalla hardware, sistemi di virtualizzazione, assistenza sistemistica, database, quindi approccio database, quindi mondo relazionale dei dati, progettazione e realizzazione di reti aziendali sia interne che di collegamento al mondo internet, supporto ai tool di produttività individuale, quindi Office, AutoCAD, certo, Adobe, eccetera, mondo gestionale, quindi sistemi gestionali per organizzare il flusso di lavoro, sviluppi di software personalizzati e poi un approccio al mondo della telefonia, sia fissa che mobile, dal centralino ad altri e tutto quello che comporta. Molto bene, insomma. Pasquale, tutto questo, appunto, abbiamo tutta una serie di contatti, voi vi trovate ad Albano Laziale? Esatto. A via Morricone 5, lavorate ovviamente su tutto. Su tutto, perché ovviamente... Siamo consulenza a 360 gradi. Infatti, no, ma anche come territorio proprio. Sì, noi siamo sul territorio, non abbiamo problemi. Certo. Ci muoviamo dal Lazio, ecco, dovrò andare a Pescara per una trattativa, per vedere, fare una supposta, sì, di consulenza. Quindi quello che noi siamo dei problem solving, dei, esatto, system integrator, e cerchiamo siamo un fornitore di soluzioni.
Infatti, allora, mi raccomando, per ulteriori informazioni esiste innanzitutto un sito, non poteva essere altrimenti, sì, esatto. www.org-inf. Esatto. .it, giusto? Esatto. La stessa cosa la trovate su Facebook per chi usa i social, org-inf. Questo è il riferimento per quanto riguarda la nostra pagina Facebook. Esatto. Ovviamente si può scrivere, vi si può contattare, c'è anche una mail per chiunque volesse magari mandare appunto un problema da risolvere, visto che abbiamo parlato di problem solving, org-inf@org-inf.it. Questo è l'indirizzo mail. Pasquale, grazie. Grazie a voi. Grazie a Pasquale Corsetti.